Buonasera, buonasera, mi sentite tutti? Bene. Allora, io sono Paolo Morelli, sono un giornalista del Corriere della Sera di Torino e mi occuperò di introdurre questa serata in cui parleremo con Chen Arieli, vice sindaca di Tel Aviv. Allora, Chen Arieli, diciamo, non ci sente in questo momento? Gli hanno dei cenni, va bene? Ok, allora io parlerò in italiano e la nostra interprete Simona Caldera si occuperà della traduzione simultanea, quindi avremo giusto qualche secondo di ritardo per permettere la traduzione. Prima giusto due parole su Chen Arieli che è, come dicevo, vice sindaca di Tel Aviv. Lei è un'attivista per i diritti LGBT, ha una sua ONG che si chiama I Am Woman. E per quanto riguarda, insomma, i due anni che abbiamo passato un po' tutti molto complicati, si è anche occupata della gestione del Covid. Quindi io vorrei iniziare con Chen Arieli, alla quale do il benvenuto, anche se in video, insomma, noi ci vediamo, io la vedo qui, voi la vedete qui alle mie spalle. Vorrei iniziare con una questione che intreccia un po' diversi temi. Parliamo di diritti, parliamo di disuguaglianze e sicuramente la pandemia ha anche accentuato queste disuguaglianze. Quindi vorrei partire da questo, visto che se ne occupate e l'ha gestita. La prima domanda è come la pandemia abbia aggravato queste disuguaglianze e come sono state gestite. Good evening, everyone. I'm so excited to be here with you and to mark the International Women's Day. Hello, Italy. Hello. Thank you for having me. Regarding your question, we need to understand that the pandemic, like every world crisis, like war that now in Ukraine, and we must send our support to the Ukrainian people over these days, of course. But any international crisis, the first to pay the price are women and minorities, because you need to understand when we're talking about the pandemic, when everyone is restricted to be at home and not to leave their homes, there are someone that the home is not safe for them, like women that suffering from violence, like kids suffering from violence and other minorities. For another example, women in the work place, many of them working unorganized way, they found their right offended by the pandemic, and an economical insecurity was over their heads. Many of us as women are still demand to fulfill the roles of parenthood for our children, and we didn't able to come to our workplaces or work from home like many in many economics around the world. So when you ask me if the pandemic hurt women's rights, of course, women's rights were the first rights to hurt in under the pandemic, and women were most of the ones who were in the front of the fight. Doctors, social workers, in all the caring positions. So women also was their rights were offended first, but they also took a really major role in solving the crisis and working with the communities to help them. Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui quest'oggi nella Giornata Internazionale della Donna, sono molto felice di essere con voi in Italia, grazie per l'invito. Innanzitutto bisogna capire che quando c'è una pandemia, così come avviene ogni volta che c'è una crisi globale, analogamente a quello che sta avvenendo adesso con la guerra in Ucraina, e tra l'altro è importante esprimere tutto il nostro sostegno per la popolazione ucraina in questo momento, ecco, ogni volta che c'è una
grave crisi internazionale, a pagarne il prezzo sono per prime le donne e le minoranze. Pensiamo a quello che è successo durante la pandemia, siamo stati tutti costretti a rimanere confinati all'interno delle nostre case, però restare a casa non è una condizione sicura per tutti, non lo è per le donne che subiscono violenza domestica, non lo è per i bambini che subiscono violenza, non lo è per molte altre minoranze. Pensiamo anche alle donne sul posto di lavoro, ecco, molte donne svolgono lavori in forma non organizzata, informale, e quindi i diritti delle donne anche nel contesto di lavoro durante la pandemia sono stati duramente colpiti e sono state sopraffatte da un'insicurezza economica. Ancora oggi le donne sono coloro che principalmente svolgono il ruolo di genitore nel contesto familiare, quindi per molte donne è stato molto difficile, questo un po' tutto nel mondo, riuscire a lavorare da casa. Andare nel posto di lavoro, ma è stato anche difficile lavorare da casa durante la pandemia. Quindi se mi chiedono se la pandemia ha danneggiato e ha eroso i diritti delle donne, certamente sì, sono state le prime a vedere toccati i loro diritti. E poi non solo, le donne durante la pandemia sono state anche in primissima linea nel combattere la crisi, pensiamo alle tante dottoresse, alle operatrici sociali, quindi hanno avuto un ruolo fondamentale nel combattere contro la crisi all'interno delle loro comunità. Ecco, intanto io ne approfitto per ricordarvi che alle 19 qui si terrà una tavola rotonda con Katy La Torre, Barbara Stefanelli e Carlotta Vagnoli, quindi se volete fermarvi sarà qui in questa sala. Vorrei però adesso parlare anche del caso di Tel Aviv, perché Tel Aviv è una realtà molto interessante da questo punto di vista, sia per quanto riguarda l'inclusione, sia per quanto riguarda i diritti e le questioni di genere. Da un certo punto di vista può essere quasi considerato un esempio, sia per le altre città, sia per quel concetto di cui aveva parlato la stessa Ceneriello, cioè il Mediterraneo dei diritti. E quindi chiedo a questo punto alla vice sindaca come la città di Tel Aviv possa ispirare altre città e quali sono gli aspetti che la possono rendere un modello da questo punto di vista. I think, first of all, Tel Aviv is the liberal and progressive capital of the Middle East, not just of Israel. It's the most democratic and liberal and progressive city in the entire Middle East. And we are an example and inspiration to many other cities all around the world, also in Israel, but outside of Israel, in the Middle East and in Europe, and even the United States. Tel Aviv celebrates the different colors of the different communities, and we work with each community and every community to make them feel at home in our city, because we believe this is what makes our city stronger and more accepting for all sort of communities. Tel Aviv, for me personally, I didn't grow up in Tel Aviv. I grew up in Haifa, which is a northern town, an hour drive from Tel Aviv. And for the queer activist that I am, Tel Aviv saved my life. I came to Tel Aviv, and it was the only city that I felt that I can be myself. And for a year after I come to, I got into local politics to give back to the city that saved my life and allowed me to be free to choose the way I'm living my life as a feminist, as an openly lesbian, as an activist, as a civil rights fighter and activist. I believe that municipalities have a deep responsibility on people's lives, and they affect people's lives directly. And even in countries that have more conservative point of views regarding LGBT rights and women rights and other minorities rights, cities and strong municipalities can be a lighthouse to promote those rights from the ground up, and to work with the communities, to demand their rights together, throughout the national level, not just in the local level.
And I believe that in Tel Aviv, we're doing exactly that. We're taking the responsibility to our own hands, and we set an example to the national level and to other cities as well of how to be, to promote tolerance and acceptance to all communities and all different walks of life. And we cherish the freedom of choice. Anyone can choose to live his life in the way he wants to live his life. And as a municipality, it's a huge message to send out to all people, that actually, making Tel Aviv, Yafo, the beautiful city that it is. Intanto Tel Aviv è la capitale liberale progressista non soltanto di Israele ma di tutto il Medio Oriente. Io credo che siamo già un esempio e un'ispirazione per tante altre città nel mondo. Come dicevo, altre città in Israele, altre città nel Medio Oriente, ma anche in Europa e anche negli Stati Uniti. Tel Aviv è una città che celebra tutti i diversi colori delle tante comunità che vivono nella città ed è una città che si impegna per far sentire a casa tutte queste diverse comunità, perché siamo convinti che è così, è in questo modo che la città può diventare più forte e più accogliente per tutti. Io in realtà non sono cresciuta a Tel Aviv, sono cresciuta a Haifa, che si trova a nord di Tel Aviv, a un'ora di macchina circa, e devo dire che come attivista queer arrivare ad Tel Aviv mi ha salvato la vita, perché solo questa è la città in cui ho sentito di poter veramente essere me stessa. E ho quindi deciso poi di partecipare alla politica locale per restituire qualcosa a questa città che mi ha consentito di vivere liberamente come femminista, come donna lesbica, come attivista, come persona che lotta per i diritti civili. Ecco, io credo che le municipalità e i comuni abbiano una fortissima responsabilità nei confronti della vita delle persone. Hanno un forte impatto, una forte influenza sulla vita dei singoli. Questo anche nei confronti delle città dove invece c'è un atteggiamento più conservatore quando si tratta di diritti delle comunità LGBT, delle donne e delle altre minoranze. E che le città come Tel Aviv invece possono essere un faro, un esempio anche per altri. E questo lavoro che viene svolto a livello locale, a livello di comune, può poi essere portato ad un livello più alto, anche a livello nazionale, per chiedere che i diritti sui quali si lavora in una città possano poi essere difesi, riconosciuti anche a un livello più alto. Ecco, questo è quello che Tel Aviv sta facendo. Si è presa la responsabilità di lottare per i diritti delle comunità anche a livello nazionale e internazionale, per la tolleranza, per il rispetto di tutti. Per noi è molto importante il concetto di libertà di scelta, affinché ognuno possa scegliere di vivere la vita come meglio crede. Ecco, questo è un messaggio molto molto forte, un messaggio enorme che una città bella come Tel Aviv lancia anche al resto del mondo. Ecco, come avete sentito, Cenarielli arriva dall'attivismo e poi a un certo punto ha deciso di impegnarsi anche in politica. Ha una sua ONG, come vi accennavo prima, IEM Woman, e io vorrei approfittarne tanto per chiedere alla vice sindaca se ci fa qualche esempio di attività svolte dalla città di Tel Aviv nell'ambito dell'inclusione e delle questioni legate al genere. E poi, dato che appunto lei lavora ancora con questa sua ONG per coinvolgere anche le comunità di origine ebraica, di origine musulmana all'interno di percorsi, all'interno di attività, se ci racconta un po' come sta lavorando e poi soprattutto come questi messaggi vengono diffusi anche agli uomini, perché non dimentichiamo che diciamo buona parte della responsabilità, anzi quasi tutta la responsabilità delle differenze di genere in questo ambito è dovuta anche all'uomo, all'intervento maschile, quindi alcuni esempi su questo e come sta lavorando con la sua ONG. Of course. First of all, I have to mention that the NGO that was established back in 2018, when we have the biggest demonstration of women against violence. A few women were killed under severe violence in Israel,
And we decided, many organizations and on the ground as civil organization decided to work together. And we built a coalition of organization, Arab and Jewish organizations, to work together and say violence have no color and our blood is the same blood and we need to fight together against women violence in Israel and to promote the solution and to demand the institution to put a budget and to help the women in need and the women under severe violence. And we established the organization after that big protest. And the first thing we did actually is putting all of the organization together in the when the pandemic just started to rise its head in 2020, in March 2020, we established the feminist headquarters of organizations for that crisis time. And we actually were a group of over 70 feminist organizations on the ground in Israel, Arab and Jewish and from other communities, working together to solve women's problem on the ground during the pandemic and to work together in front of the institution and the government to promote women representation. For example, the COVID cabinet that the government back then first established did not include women, and we promoted a big protest regarding that, and we demanded that women will be around the table, and we succeeded in that. And we promoted many solutions on the ground for different communities. My feminism is to me that I won't be free. As Audre Lorde, the big feminist, American feminist once said, I won't be free until and every one of us will be free. And for us as feminist women, we need to fight for our freedom and for our rights. For all women in all the communities, not just in our own communities. So I have the mutual interest to promote freedom for Arab women and Ethiopian women and Jewish women and non-Jewish women and all communities all around the world, and secular women and ultra-Orthodox women and women for different communities in Israel. One of our major projects actually is promoting women into Israeli politics by training women to the political world. We put a really a high importance of working with women from all the political rainbow, not just from left, not just from right, with all the opinion and all the communities, because we believe that our gender has the ability to rise above the structures that defines us. And the structure behind us puts us in the left or in the right, but women as women can rise above that and to collaborate and to promote the things we do agree on. And I think the work is to agree to remain around the table, even if the discussion is hard. So, for example, we have in our last year cycle of the political school that I just mentioned, we have Arab women sitting with Jews, women and even continue to this even if it's hard. This is the commitment to remain around the table. And you know, I think men are crucial partners to promoting gender equality. And I think they're not just crucial partners, they're also share the same interest of promoting gender equality. I believe that men have a lot to gain from gender equality. For example, I can tell you that in Israel we have a maternity leave for men, but not many men take that opportunity as a maternity leave because society still marks men who take that. I'm sure it's the same in Italy and all over the world. A society still marks men who are taking their rights to maternity leave as something weak. And so we need to work together with men to promote equality, that even men can choose their own roles inside the family and not just the binary positions of women and men inside the family structure or inside the workplace or etc. I believe that the feminist cause cannot succeed without men cooperating. And I think women's rights are civil rights, and
This is really a way to promote resilience to the society in general, not just for women. Equal rights for women are a resilient society for all. Dunque, la nostra ONG è stata creata dopo una forte protesta, una grande protesta che c'è stata in Israele nel 2018, quando c'è stata appunto questa fortissima protesta contro la violenza contro le donne, e in quell'occasione alcune donne israeliane sono state uccise con grandissima violenza. Quindi dopo questo evento si è deciso di creare una coalizione di organizzazioni femministe che sono organizzazioni arabe ed ebree. Abbiamo deciso di lavorare insieme per combattere, unire le forze per combattere contro la violenza, perché la violenza non ha colore, abbiamo tutti lo stesso sangue, quindi dobbiamo appunto lottare insieme e anche sensibilizzare le istituzioni affinché dedichino un budget specifico per aiutare le donne in difficoltà, le donne vittime di violenza. Quindi ecco, è stata creata questa coalizione dopo questa protesta, e la prima cosa che abbiamo fatto è stato creare un progetto a marzo del 2020, perché era il periodo in cui la pandemia ha iniziato ad alzare la testa. Abbiamo creato una sede centrale delle organizzazioni femministe per aiutare le donne in questo periodo di crisi. Sono state quindi radunate 70 organizzazioni arabe, ebree, ma anche rappresentanti di altre comunità, e ci siamo messi insieme per risolvere il problema della pandemia. Abbiamo anche lottato per garantire la rappresentanza delle donne. Faccio un esempio: il gabinetto anti-Covid, il comitato anti-Covid che era stato costituito inizialmente non aveva nessuna rappresentante donna, quindi noi ci siamo impegnate affinché invece anche le donne potessero sedere a quel tavolo, e siamo riuscite a ottenere il nostro risultato. Io credo che, come femminista, io sono convinta di non poter essere libera finché anche l'ultimo di noi, finché non tutti non saremo liberi, perché in fondo il femminismo significa combattere per i diritti civili, combattere per i diritti e per la libertà delle donne che appartengono a tutte le comunità, non importa che si tratti di donne arabe, etiopi, ebree, non ebree, sono diritti delle donne che devono essere difesi per tutte. Noi lottiamo per i diritti delle donne ultra ortodosse o laiche. Abbiamo avviato un altro progetto interessante che mira a una maggiore integrazione delle donne nella vita politica, per cui abbiamo creato un progetto di formazione politica affinché appunto la rappresentanza femminile in politica aumenti, e questo lo facciamo abbracciando tutto l'arcobaleno delle posizioni politiche. Non ci interessa che si tratti di donne di destra o di sinistra, ma è un progetto rivolto a ogni opinione, a ogni posizione politica. Questo perché siamo convinte che le donne possano riuscire ad andare oltre le strutture che ci definiscono, la destra, la sinistra. Ecco, noi crediamo che in quanto donne possiamo andare oltre queste definizioni per promuovere i diritti e ciò in cui crediamo e che ci accomuna. L'impegno in questo progetto è di restare al tavolo della discussione anche nel momento in cui la discussione diventa difficile. Questo è successo in alcuni casi anche l'anno scorso, però donne arabe, donne ebree si siedono allo stesso tavolo di discussione con l'impegno di continuare a parlare e a discutere anche se la conversazione e la discussione diventa difficile. Per quanto riguarda il ruolo degli uomini, certo, gli uomini sono una parte, un partner fondamentale per promuovere l'uguaglianza di genere, e peraltro è anche nell'interesse degli uomini promuovere l'interesse di l'uguaglianza di genere. Hanno molto da guadagnarci. Vi faccio un esempio abbastanza semplice: gli uomini in Israele possono prendere la paternità quando nasce un figlio, ma raramente lo fanno perché c'è ancora un po' uno stigma da parte della società. Probabilmente questo avviene anche in Italia: gli uomini che decidono di restare a casa e godere della paternità quando nasce un figlio vengono considerati ancora deboli. Quindi ecco, nell'uguaglianza di genere c'è molto da guadagnare anche per gli uomini, ed ecco perché dobbiamo lavorare insieme affinché anche gli uomini possano essere liberi di scegliere quale deve essere il loro ruolo all'interno
all'interno della famiglia o del posto di lavoro, andando oltre le definizioni binarie a cui siamo abituati. La causa femminista non può avere successo senza il contributo degli uomini, perché, come dicevo, si tratta di diritti civili che consentono di creare, attraverso l'uguaglianza di genere, una società più resiliente per tutti. Ecco, grazie. Diritti sono di tutti, non solo delle donne, e ce lo dobbiamo ricordare anche noi uomini, si vede da questa platea dove gli uomini sono pochini. Speriamo che nelle prossime occasioni siamo un po' di più. Abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo chiudere, però ci tenevo a fare un'ultima domanda a Cenarieli, brevemente. Lo so che la questione è molto molto complessa, però lei tempo fa ha parlato della religione, perché c'è anche da dire, insomma, gli argomenti sono parecchi, il tempo è limitato, però come possiamo bilanciare le questioni di genere, le questioni soprattutto legate ai diritti della comunità LGBT con la religione? Perché di recente abbiamo avuto, anzi in questi giorni, dimostrazioni di aperto odio nei confronti della comunità LGBT. Sembra che la religione sia inconciliabile con i diritti, invece non è affatto così. I think you're right. This is a most important subject in the field of LGBT rights issues and women's rights issue. How you settle your religious identity with combine your LGBT identity or your feminist identity, or how those two beliefs can work together. I believe that there is an evolution. You see a crack in the wall. You see the light at the end of the tunnel. And you see more and more, traditional communities are open to more and more representation that are, much more flexible from the traditional positions that we all know for thousands and thousands of years. And of course the situation now is better than it was 100 years before. And I think we need sometimes in activism, when someone is shouting against you and demonstrating against you or against your right as a minority, we put up out there a lot of anger. And I think that as a movement, as the feminist movement and the LGBT movement, there's a movement who is trying to promote tolerance and acceptance. We also need to accept that there are communities that are more traditional and closed, and they need more time to adjust and to be open to more identities and more ideas. And we need to fight those dark opinions with light, not with violence and anger. We need to fight those opinions and those dark actions that are shouting that LGBTs are a disease, that LGBTs are not accepted in society. We need to show them that we are here and we are normal and we're a part of society and we give back to society as much as any other community. I think that this is the right and the smart way to work with those hate, you know, hate and homophobia and misogynia and all those hate towards women and towards LGBT are based on fear and ignorance. And we need to fight fear and ignorance with light. We need to give people knowledge and to get to know us. The fact that I'm an openly lesbian deputy mayor in Tel Aviv gives hope, because people can see that I have a position and I'm here, and I'm a fact that you cannot argue with me being here and doing my work and promoting welfare in Tel Aviv, Yafo, for all of the cities and not just for our own communities. And this is the meaning of representation, and to get to know someone from other community that you were put up against, and this is the way to fight it. So we need to accept the challenges that religious communities have and to help them accept us and to understand that we are here, we are everywhere, and we need to reach out and to understand that we need to promote
acceptance through education and through knowledge and not through anger or give back violence to a violence and dark perception. Hai ragione, questo è un tema importantissimo, quindi come riuscire a conciliare i diritti della comunità LGBT, i diritti delle donne con l'appartenenza religiosa, quindi come conciliare l'identità religiosa con l'identità LGBT o femminista, come fare in modo che riescano a convivere e a funzionare insieme. Beh, innanzitutto io vedo un'evoluzione, vedo una fessura di luce, la luce in fondo al tunnel, le comunità, anche quelle più tradizionali, iniziano a essere sempre più aperte alla rappresentanza e ad essere sempre più flessibili rispetto ad una tradizione millenaria, quindi sicuramente la situazione oggi è meglio rispetto a 100 anni fa. Quando si pratica l'attivismo, spesso quello che succede è che se si viene attaccati attraverso delle dimostrazioni di odio e violente come quelle che hai citato, spesso la reazione è fatta di rabbia, però noi come femministe, come attivisti LGBT promuoviamo la tolleranza e l'accettazione, allora forse anche noi dobbiamo imparare ad accettare che ci sono delle comunità più tradizionali, più chiuse, che hanno bisogno di più tempo per riuscire a comprendere, ad accogliere, ad accettare anche le identità diverse, e noi dobbiamo lottare, contrastare queste azioni di violenza e di odio non con altrettanto odio e violenza, ma invece mostrando che ci siamo, che esistiamo, che siamo persone assolutamente normali, che facciamo parte della società come tutti. E questo credo che sia il modo più corretto e anche più intelligente per contrastare queste espressioni di odio nei nostri confronti. In fondo l'odio, la misoginia, l'omofobia sono basati e nascono dalla paura e dall'ignoranza, che vanno combattute con la luce, non con il buio. Il fatto stesso che io sia dichiaratamente lesbica, che sia vice sindaca a Tel Aviv, credo che sia un segnale di speranza, perché fa vedere che io ci sono, lavoro, svolgo il mio lavoro, peraltro per promuovere il benessere, il welfare di tutti i cittadini della città, e questo è il significato vero di rappresentanza, e credo che sia così che si può lottare e accettare, ecco, la sfida. Noi credo che dobbiamo aiutare le comunità più tradizionali, più chiuse, ad accettare le altre identità, far capire che siamo ovunque, quindi è un'azione di comunicazione, dobbiamo tendere la mano e promuovere l'accettazione attraverso la conoscenza, attraverso l'educazione, e non invece con la rabbia e la violenza. Bene, grazie Cenarieli, grazie a Simona Caldera per la traduzione e grazie al pubblico per questo incontro. Lasciamo spazio all'incontro successivo. Grazie. Con Ketty La Torre, Barbara Stefanelli e Carlotta Vagnoli. Buona serata.